È una delle vie del centro di Fano più belle. Dalla sua sommità si riesce a scorgere il mare ed è fiancheggiata da alberi che la incorniciano, rendendola un corridoio naturale al centro storico. Siamo in via Garibaldi, che sta subendo un profondo rifacimento strutturale sia della sede stradale che dei marciapiedi e del suo aspetto finale. Come naturale che sia in questi casi, un cantiere aperto è sempre un cantiere, e per quanto attente, puntuali e professionali siano le maestranze e l'impresa che esegue i lavori nella via, immancabili sorgono difficoltà e cambiamenti nella quotidianità dei suoi abitanti. E così ci si divide tra chi accetta qualche contrattempo limitato nel tempo a favore però di un futuro miglioramento complessivo e chi, per necessità commerciale o fisica, non è del tutto contento. Anime e pensieri diversi per un unico contesto urbano in via di riqualificazione. Ho dovuto mettere la tappa perché le prime volte sono caduta. Perché era scalino alto e questa cosa qui non c'era, allora lui è andato subito a chiedere, guarda che mia mamma, mia moglie è caduta, capito? Allora sono venuto io oltre, ha messo subito questa breccia e ci ha messo la tavola. Basta guardare qui, va la lunga, che non si capisce più niente qui, tocca passare di qua, poi vai chiuso, bisogna fare il giro fuori. I disagi sono tanti, non è che sono pochi. Con un po' di disagio, però insomma siamo riusciti ad ottenere quello che è da tanto tempo che chiediamo e quindi ci stiamo aspettando. Mi sono trasferito qui il 19 aprile, ho fatto un mese e mezzo dopo che sono iniziati i lavori, quindi è stata chiusa la strada. Con la chiusura della strada, in pratica, tanti disagi per i negozianti, perché comunque la gente non passa più e mancati in casa. Una situazione che insomma vi sta sicuramente preoccupando, questa qui. Voi avete avuto anche un rallentamento dell'attività commerciale. Sicuramente sì, io non sono più su via Garibaldi ma sono sul corso, comunque sicuramente c'è stato un rallentamento, però questo dovrebbe portare poi a un giovamento, quindi un sacrificio per avere poi dei buoni risultati. Sono dell'idea che per avere delle migliorie bisogna fare dei sacrifici. Vanno a step, nel senso che adesso pensiamo che nel giro di una settimana apriamo il marciapiede e lato bar. Non le dico di più, noi forse pensiamo di anticipare, tenendo presente che abbiamo ancora tutto ottobre, novembre e metà di dicembre, pensiamo di darlo nei primi di dicembre, ecco, se tutto va come tempi riusciamo a stare nei tempi contrattuali, comunque entro Natale, di dare la strada fruibile.